Amiche ed amici di Rete 8 Sport, buonasera e bentornati in Gradinata. Nuovo appuntamento, nuova location. E che location, perché siamo all'interno della sala di Villa Filiani, piena di affreschi, e ringraziamo nuovamente l'amministrazione comunale di Pineto per averci ospitato in questo salone davvero accattivante. Non è prettamente un salone adibito a chiacchierate sportive come noi di solito facciamo, però esplorare nuovi saloni, appunto, nuove location per noi è importantissimo, e poi col passare delle settimane conosceremo anche una nuova sorpresa relativamente al Natale, al resoconto finale di questa stagione sportiva. Stasera nuovi ospiti. Al mio fianco, qui a sinistra, il neo mister del Pescara Calcio Femminile, militante in Serie B, Mario Di Giovanni. Buonasera mister. Buonasera. Buonasera a tutti. Al suo fianco il mister per eccellenza, non solo per la categoria ma anche e soprattutto per i risultati che sta ottenendo quest'anno, una piccola battuta d'arresto immeritata, diciamolo, no? Domenica scorsa, però subito l'occasione per rifarsi. Buonasera a Paolo Rachini della Renato Curiangolana. Buonasera a tutti, buonasera. A fianco al mister Rachini una sportiva particolare, perché non tutte le donne, di solito, ecco, stasera ci sono anche le calciatrici del Pescara femminile, di solito le donne fanno un altro sport. Glenda Narcisi dell'Esercito Italiano fa sollevamento pesi. Buonasera a te, bentornata più che altro, non benvenuta. Sì, buonasera a tutti, sono contenta di essere qui oggi. Una disciplina particolare, no? L'abbiamo sempre detto anche questa estate, la passione naturalmente viene dal papà e non solo. Ma sei soddisfatta per adesso in base ai risultati che stanno arrivando o sogni qualcos'altro? Sì, posso dire che sono abbastanza soddisfatta, anche perché sto notando dei miglioramenti, però c'è ancora tanto da fare e soprattutto ho obiettivi sempre più grandi, perché allenandosi allenamento dopo allenamento riesce a capire fin dove riesce ad arrivare. E tu hai tanti margini di miglioramento, sì, non solo per l'età ma anche perché hai degli insegnanti davvero 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 bravi. Grazie Glenda, poi torniamo naturalmente sulla tua attività. Io non so se è microfonato, gli passiamo quello di Glenda. Tiziano Di Giuseppe Antonio, l'allenatore dell'Ornano Calcio, insomma 8 vittorie è un pareggio, quindi non dico punteggio pieno, ma ci siamo quasi. Domenica non avete giocato, c'è stata il turno di riposo per quel che vi riguarda, fra qualche giornata lo scontro al vertice, sperando naturalmente di continuare con lo stesso ruolino di marcia. Bentornato anche a te. Grazie, buonasera a tutti. Sì, stiamo andando bene, abbiamo iniziato proprio la grande, ci stiamo allenando bene, soprattutto quello che diciamo è l'importante, diciamo è il segreto, è quello lì forse. Sì, domenica abbiamo riposato, ci prepariamo alla prossima partita di domenica prossima, poi quando sarà ora confronteremo lo scontro diretto con il Castelnuovo. Una categoria, la vostra, che anno dopo anno migliora in base non solo agli impegni che avete, perché il vostro è un girone che guarda verso la provincia dell'Aquila e non verso la provincia di Teramo. È una domanda che ti ho già fatto in altre situazioni, in altre occasioni. È un vantaggio questo o è uno svantaggio giocare non con le compagini teramane? Allora, all'inizio, quando in pratica ci hanno messo il girone aquilano, siamo rimasti un po' tutti così stupiti, perché sembrava di andare a giocare chissà dove. Invece per noi che siamo a Ornano, a parte che è vicino anche come chilometri, ma il livello delle squadre aquilane dicono che sia più basso, ma secondo me non è vero, perché provano a giocare di più, ci sono più giocatori, magari agonisticamente non sono come le teramane, però guardare una partita di seconda categoria alla fine non è che sia così bello, però almeno trovare squadre che provano a giocare già è qualcosa. Quindi, però è una categoria secondo me che naturalmente anche in base agli impegni di lavoro che si hanno e a quelli familiari, spesso e volentieri si vedono giocatori che appunto per questo motivo si accontentano, ecco, nello scendere di categoria
e si vedono anche dei giocatori che non voglio dire in promozione in eccellenza, però ecco, in prima ci starebbero bene. Voi ne avete due o tre elementi che possono fare la differenza? Sì, qualcuno sì, abbiamo 4-5 ragazzi che hanno giocato anche in altre categorie, appunto per motivi di lavoro, chi per università, chi magari non vuole prendere un impegno proprio, magari come può essere l'impegno della promozione, 4 allenamenti, trasferte lunghe, allora decidono di andare in seconda o in prima. E di stare più tranquilli, diciamo, non tanto sì. L'assillo, ecco, di dover vincere per forza, anche se no. Ora la classifica però sempre ve lo dà questo impegno. Però, eh? Sì, sempre fatto seriamente, però nel senso allenamenti sono più leggeri. Ne fate 3 a settimana, sì, non 4, spesso 5, perché il mister, insomma, qui Rachini di tempi liberi ne ha davvero pochi, compresa anche la domenica. E quindi vabbè, una seconda categoria che guarda alla prima, lo possiamo dire ormai, proviamo, no? Proviamo a fare qualcosa di più diciamo di quello che è la categoria in cui siamo, quindi ci proviamo, poi vediamo. I nuovi innesti li possiamo nominare oppure li lasciamo un po' al calduccio e poi li scopriamo man mano? Se saranno ufficiali. Allora oggi non diciamo nulla, però anche il mercato della seconda categoria si muove. In eccellenza, mister Rachini, domenica un brutto KO, non tanto per il risultato ma per come è arrivato, nel senso, dicevo in apertura, immeritato contro uno Spoltore che sulla carta dovrebbe recitare un ruolo da protagonista all'interno del campionato. Contento, amareggiato contento per la prestazione e amareggiato per il risultato? Per la prestazione molto contento, abbiamo fatto veramente una forse delle migliori partite dell'anno, però sapevamo di affrontare una squadra attrezzata per il salto di categoria, però ripeto, il portiere avversario ha fatto veramente delle parate importanti, però ripeto, quello che rimane è la prestazione. Io ho parlato con la squadra, a fine partita ho fatto i complimenti, perché sinceramente se si continuano a fare quelle partite i risultati arriveranno sicuramente. Domenica arriva il San Salvo che, rispetto alle ultime giornate, seppur in difficoltà di classifica, sta crescendo. Sarà una partita diversa? La imposterà nello stesso modo oppure l'atteggiamento psicologico al cospetto di una delle squadre più in difficoltà può cambiare? No, io la partita la prepareremo sempre come sempre, rispettando l'avversario, perché sinceramente in eccellenza partite facili non ci sono. Quindi domenica verrà il San Salvo, una squadra che nelle ultime 2 partite ha fatto 4 punti, quindi è una squadra in salute, e faremo la nostra partita in casa fatta di gioco, di intensità, e quella è, diciamo, che è la nostra forza. Quindi anche domenica contro il San Salvo proveremo a farlo, non sarà facile, però ripeto, io penso che i miei ragazzi, dopo la sconfitta di domenica scorsa, daranno di tutto e di più anche per far risultato, perché sinceramente dobbiamo recuperare questi punti persi contro lo Spoltore. È il campionato che si aspettava per quello che riguarda la sua squadra oppure qualche sorpresina in positivo o in negativo, se c'è? Ma per me è un campionato durissimo, cioè ci sono 4-5 squadre secondo me al di sopra delle altre, quindi parlo di Giulianova, Chieti, poi c'è lo Spoltore secondo me molto attrezzato, il San Buceto, e poi ci sono squadre che comunque hanno fatto bene l'anno scorso, tipo il Martinsicuro, tipo noi, che possiamo recitare un ruolo importante, però io parlo della mia squadra, che è una squadra molto giovane, una squadra che sta facendo bene, grazie anche al lavoro fatto nel settore giovanile, perché ripeto, domenica siamo andati in campo con 7 under in eccellenza, tutti fatti in casa, tutti naturalmente tutti fatti in casa, tutti cresciuti nel settore giovanile. La cosa che mi ha impressionato è che comunque la qualità di gioco è stata veramente altissima, nonostante in campo ci fossero 7 fuori quota, e questo lo ha rimarcato anche l'allenatore dello Spoltore. Sono ragazzi che si allenano bene, lavorano bene durante la settimana, e poi quando vanno in campo dimostrano, si vede, insomma, di essere che lavorano bene. All'altezza. È una domanda che ho fatto anche ad altri mister, soprattutto in eccellenza. La differenza la fanno gli under bravi in questo campionato o gli over, cioè quelli un po' più maturi?
O c'è bisogno di un mix di entrambe le cose? Vuole un mix, sì, di tutte e due. Insomma, noi abbiamo 3-4 giocatori che adesso non, ho parlato solo degli under, ma abbiamo anche 2-3 over per modo di dire, ragazzi di 27, 26, certo, 24 anni, comunque non vecchi, che fanno crescere questi ragazzi. Quindi in merito Farindolini su tutti, diciamo, no? Uno di quelli che può fare la differenza. Stiamo parlando di un 94 che oramai è protagonista in queste categorie da diversi anni. Poi abbiamo Nazari, abbiamo Sparboli, abbiamo Maloku, che è un giocatore giovanissimo, però molto quella bravo. Fascia, abbiamo D'Alonso che la è un giocatore tante volte. Sì, quindi è un mix, ci vuole un mix di, come lo scorso anno anche avevamo un mix di esperti con i ragazzi, e penso che così facendo si possono ottenere grossi risultati. Facciamo un salto a dicembre, anticipiamoci di un mese, questa forse è la domanda più scomoda. È una squadra che con un paio di innesti può sognare qualcosa? Ma, e se la società naturalmente questo ha voglia di sognare? Questo non si può dire. Io sinceramente ho sposato il progetto della mia società, che è quella di far crescere questi ragazzi. E quindi ho sposato in pieno questo progetto, i ragazzi stanno crescendo di partita in partita, quindi penso che stiamo rispettando quelli che sono gli obiettivi della società. Poi ovviamente se il presidente mi dovesse prendere qualche giocatore non è che... Contento, è il regalo di Natale, sì, ci sta benissimo. Però ripeto, io sono soddisfattissimo della rosa che ho a disposizione, però vedremo insomma. Benissimo, allora se passa il microfono al mister Di Giovanni, il primo regalo molto prima di Natale è stato la panchina, no, di questa squadra. Prima a microfoni spenti dicevamo, ma come si gestiscono le tigri all'interno dello spogliatoio? Intanto un bel pareggio in quel di Vittorio Veneto contro una squadra accreditata forse alla vittoria finale. Per il resto che tipo di gruppo è? Beh, insomma, intanto un saluto a tutti. Una cosa alla volta. Per quanto concerne le tigri, a me fa piacere avere delle tigri negli spogliatoi, insomma, anche perché è evidente che nel momento in cui scendono in campo, insomma, hanno anche, mettono fuori la rabbia, esatto, possono anche, come dire, graffiare. E lo hanno fatto domenica contro una squadra che effettivamente ha dei valori non indifferenti, e una squadra molto compatta, forte, che gioca ormai da anni insieme, cioè delle individualità non comuni da vedere in giro per i campi di Serie B, e nonostante stavamo perdendo 2-0 il primo tempo. E questa, ecco, è una cosa, che cosa è successo importante dopo? O cosa è non è successo prima? Diciamo che cosa è successo prima e cosa è successo dopo. Cioè, è evidente che il calcio, insomma, rivela delle condizioni che sono anche occasionali, no? E quindi dipendono dalle circostanze, dai luoghi, dalle situazioni e quant'altro. Per cui noi avevamo impostato la partita in un certo modo. Tengo a precisare che io sto qui da 2 settimane, insomma, quindi sono rientrato un po', diciamo così, in campo. Però qualche occhiata nelle settimane precedenti, sì, bene o male, sì, l'aveva lanciata, no? Sì. Aveva senz'altro bene o male il polso della situazione, sì, ecco. E ovviamente ho cercato per quanto più possibile di amalgamare la squadra in un certo modo per poter, insomma, far fronte a questa squadra che effettivamente è una sorta di corazzata, insomma, quindi anche sotto l'aspetto dell'organizzazione, dell'ambiente, non è una squadretta che si ritrova lì per caso, insomma. È anche un problema di strutture sotto l'aspetto del calcio femminile, oppure... Senz'altro sì, qui in Abruzzo, io non so se tu lo sai, io ho avuto anche modo di fare esperienze in questo ambito da diversi anni a questa parte, dal 2008, insomma, quindi ho allenato anche altre squadre, in Serie B allora e anche in Serie A2, ed è evidente che scontiamo un problema di strutture, non solo di strutture ma anche forse di cultura, perché io la domanda che mi ritrovo spesso e volentieri, no, nel momento in cui ho partecipato a trasmissioni televisive, dice, ma che differenza c'è tra il calcio femminile e quello maschile? Ed è una domanda, diciamo così, retorica, che ormai un po' mi ha stufato sinceramente, perché il calcio è calcio. Poi è chiaro che tra il calcio femminile e quello maschile intervengono dei fattori che sono fattori fisici dovuti anche alla forza fisica. È chiaro che in questo momento, insomma, il maschio ha più, come dire, caratteristiche di forza, eccetera, per cui
è normale che sotto questo aspetto della velocità, della prestazione sportiva e quant'altro, è normale che è una cosa diversa, ma sotto l'aspetto delle regole, sotto l'aspetto del gioco, della tattica, della strategia, della tecnica individuale o collettiva, non cambia niente. Non cambia assolutamente nulla, insomma. I ritmi magari sono diversi, ma non cambia assolutamente nulla. Quindi diciamo che si cerca sempre di raggiungere quell'obiettivo, esatto, maschile o femminile che sia, però in tempi diversi, casomai. Esatto, in tempi diversi, magari la velocità è un po' meno evidente, però la grinta, la determinazione in relazione anche alla, diciamo, capacità soggettiva e oggettiva delle donne calciatrici è uguale. È proprio uguale, anzi io ho notato, perché ho avuto anche modo di allenare anni fa squadre maschili, che le ragazze, pur avendo delle caratteristiche diverse eccetera, ma seguono anche di più, insomma, e pretendono di più. Quindi c'è più attenzione, forse sì, perché hanno più fame a livello, sì, sportivo. Penso proprio di sì, insomma. Tendono spesse volte a distrarsi un po', però nei momenti in cui si concentrano sono abbastanza tigri che scendono in campo e che graffiano, giusto per riprendere il discorso precedente. Per cui domenica è stata una partita veramente, io me l'aspettavo, più che aspettarmela lo speravo, perché è evidente, insomma, ci facciamo 600 chilometri. Ecco, questo è un altro fattore che può fare la differenza, perché siete una squadra di Pescara e credo, poi ne parliamo anche con la presidente Rasetta, il fatto di portare questo nome, questo logo e questi colori sulla tuta, sulla maglia, deve naturalmente generare degli stimoli. Cioè, la nota questa differenza rispetto alle altre squadre, oppure? Ma io la noto, sì, perché è chiaro anche che avere questa, diciamo, occasione, no, per portare al di fuori della regione Abruzzo il nome dell'Abruzzo, che negli ultimi tempi è stato anche martoriato da tante, certo, situazioni particolari, insomma, no? È molto positivo. E io riscontro anche una certa disponibilità da parte delle altre regioni. Adesso, insomma, ho fatto soltanto questa trasferta, però il calcio femminile l'ho sempre seguito, anche se attraverso canali eccetera, di disponibilità a valorizzarlo questo sport, a valorizzarlo e anche ad incrementarlo. Per cui casomai partendo per dire, dalle scuole, no? Spesso, sì, e volentieri anche, si parte da quello per, infatti, domenica per, lì a Vittorio Veneto c'erano 300-400 persone che stanno guardando la partita, mi pare. Sì, è seguito. Quindi, il calcio. C'è una cultura, chiaro, diversa. C'è una cultura un po' diversa. E sarebbe anche opportuno. E noi la possiamo prendere quella cultura e portarla, ma qui, oppure ci sono ancora tanti passi da fare? Ma e ci allora, i passi da fare ovviamente sono tanti, però sono possibili farli. Cioè, quindi c'è, c'è la struttura, diciamo, a fare, livello organizzativo, e la mentalità, secondo me, è quella che fa la differenza. Ma la mentalità io la riscontro, perché nel momento in cui ho avuto modo di partecipare attivamente come allenatore e non solo in altre occasioni all'interno di società, ho visto la massima e totale dedizione di queste persone, insomma, è anche il caso di questa società qui, che fa degli enormi sacrifici sotto tutti gli aspetti, fisici ma anche e soprattutto economici. E sinceramente un po', fra virgolette, lo dico non con polemica, ma un po' lasciati a loro stessi, ecco, parliamoci chiaramente, questa è una vena. Ci vorrebbe un occhio diverso da parte. Esatto, ma ci vorrebbe un minimo di considerazione in più per poter trovare quelle risorse, quelle strutture, per poter consentire finalmente al calcio femminile di essere alla pari di quello maschile. Io non voglio dire alla pari, ma comunque di non essere, come dire, un palliativo né un surrogato del calcio maschile, perché non è così, insomma. Potrebbe essere la soluzione migliore, potrebbe essere far disputare le partite del calcio femminile, in questo caso di Serie B, prima di un evento sportivo, sì, che può essere, non voglio dire l'eccellenza o la promozione, ma una Serie B, visto, sì, che poi tanto fate trasferte non solo lunghe a livello chilometrico, ma soprattutto costose. Potrebbe, certo, essere questa l'occasione per dire, ok, prima di, non so, Verona-Lazio, o di Juve-Roma, un incontro di calcio femminile di Serie B. Potrebbe essere questa la soluzione? Potrebbe essere. Il problema è che probabilmente non vogliono gli altri? Non è che non vogliono gli altri per cattiveria, perché magari temono che forse si rovini il campo, si determini la buca, no, che credo io, insomma, ma mi pare anche abbastanza evidente. Questa sarebbe veramente un'ottima promozione, potrebbe dare, come dire, una sorta di diversivo a chi va allo stadio per tifare la propria squadra. E molti entrano un paio d'ore prima. Esatto, e quindi possono eventualmente toccare con mano quello che è il calcio femminile, che, mi dovete credere, rivela anche in sé delle peculiarità importanti, insomma, anche a carattere di spettacolo. Certo. Anche a carattere di spettacolo, perché ci sono delle ragazze che non hanno nulla da invidiare ai maschi che giocano a calcio e giocano anche bene,
e hanno tutte le prerogative per poter essere considerate calciatrici a tutti gli effetti, quindi lo ripeto. Io ho visto qualche partita, naturalmente, ecco, o di Serie B oppure i classici mondiali o europei femminili. Manca poco per arrivare a certi livelli, quindi secondo me un attimo di impegno, soprattutto proveniente dal basso, potrebbe creare lo stimolo giusto. Ma io credo proprio di sì, insomma, cioè ci vuole poco, anche adesso non voglio andare a trovare determinati, come dire, soggetti che potrebbero incentivare questa attività calcistica, ma penso che ognuno debba fare la propria parte. Ecco, io vedo con positività l'interesse che c'è stato finora da parte della Lega Nazionale Calcio nell'incentivare il calcio femminile, obbligando, fra virgolette, una parola che non mi piace obbligare, però insomma in realtà è così, le squadre professionistiche ad avere una squadra di calcio femminile, o quantomeno una scuola calcio femminile, oppure, se non l'avessero, come dire, costituita, mettere delle multe e quant'altro. Insomma, questa è stimolare sotto questo aspetto. Penso che sia un'imposizione e dovrebbe essere anche evitata, perché le imposizioni, con le imposizioni non si fa nulla, secondo me. Bisogna invece essere precisi, decisi, fare cultura e determinare quegli aspetti in generale che possono determinare, come dire, la costituzione di squadre di calcio femminili anche in seno a quelle maschili, in questo caso per esempio del Pescara. C'è una sorta di accordo programmatico con la società del Pescara, ma è soltanto un accordo programmatico. Io penso, e ovviamente chiedo scusa se esco un po' fuori dal seminato, mi dovrei interessare più di questioni tecniche e tattiche. Vabbè, però un uomo di esperienza come lei può darci anche indicazioni, non solo a noi naturalmente, ma a chi di dovere, per cercare di correggere gli errori che ci sono. Non per me stesso, ma soprattutto per loro che fanno veramente dei sacrifici enormi. Dovrebbe essere un po' più, come dire, importante questo apporto, perché magari ad una società di calcio professionistica costa non troppo, non dico poco ma non troppo, mentre invece a dirigenti, che più delle volte sono anche genitori di queste ragazze che giocano, il più delle volte, ma sono anche altri che invece si avvicinano nell'ambito di questo settore, che avrebbero effettivamente bisogno di sostegni non soltanto economici ma anche di struttura. E la cosa mi pare che sia possibile farla, insomma. No, la Juventus, l'Atalanta, la Fiorentina, il Bologna, cioè ci sono tante squadre che adesso hanno quella identità. E mi auguro che fra non molto, ma lo ripeto, non è il mio campo, mi auguro che anche la Pescara Calcio, in questo caso, dove lo ripeto c'è un rapporto di collaborazione, possa prendere seriamente in considerazione questa ipotesi, perché sarebbe veramente un successo. E in quel caso è possibile anche prevedere l'ipotesi, al di là di rovinare eventualmente il terreno di gioco, di giocare prima delle partite, ecco, importanti di Serie B. Questo è un discorso che secondo me può essere importante. Battiamola questa cosa, battiamola. Poi naturalmente ci torniamo. Glenda, okay. Narcisi, così passiamo il microfono anche ad una donna che fa uno sport individuale particolare. Allora, vogliamo entrare un po' nel dettaglio. Innanzitutto, quanti giorni e soprattutto quante ore ti alleni? E poi se ci descrivi un po' quella che è la tua attività. Prima dicevamo lo strappo, insomma le varie particolarità della tua disciplina. Allora, raccontacelo un po', anche perché ci sono delle ragazze che secondo me sono molto ma molto curiose. Sì, allora, la pesistica olimpica si compone di due esercizi, lo strappo e lo slancio. Nelle gare nazionali, in tutte le gare di sollevamento pesi, si fanno tre prove di strappo, che sarebbe prendere il bilanciere con la presa larga e andare in accosciata. Quindi diciamo vicino, mettere le mani vicino ai dischi sì, del bilanciere. La presa più larga è non un abbiamo movimento... un bilanciere qui, però sì. Adesso dobbiamo cercare di capire come funziona il discorso, e poi anche i chili, perché prima lo dicevi, sì, no? Ecco. È un movimento molto tecnico, quello è più tecnico, infatti di solito si fa si carica di meno, in quanto è un movimento unico. Ok, mentre perfetto. Lo slancio è composto da due movimenti, la girata e la spinta. La benissimo. Spinta che può essere in sforbiciata, la più comune, oppure a piedi pari. Quindi portando uno dei due piedi quindi indietro. Si prende il bilanciere a presa stretta,
si fa una girata, quindi si posiziona sulle spalle girando i gomiti e poi si spinge si facendo la sforbiciata. Abbiamo capito seduta, ma bene o male abbiamo, non so se Tiziano ha capito, però penso di sì. Lì invece è più un esercizio di forza, infatti io faccio strappo 68 e slancio 85. Ah, ecco, quindi quasi un 20 kg di differenza. Sì, diciamo di solito. E sei cresciuta a livello appunto di peso, non il tuo peso naturalmente, ma quello del bilanciere. In quanti anni? Cioè per aumentare 5 kg, quanto tempo occorre? Insomma, dipende qui da persona a persona, non c'è una un limite tabella prestabilito. Su questo, sì. Io posso dire che adesso ho questi chili, ma si prospettano molti di più, anche perché mi sono dovuta fermare per 5 mesi di addestramento militare, quindi insomma da qualche mese che ho ripreso e già sono contenta di non essermi infortunata. Questo è fondamentale. Sì, e quindi aver potuto riprendere facilmente. Perciò ma c'è un obiettivo a livello di chili da qui, al prossimo anno? Sì. Adesso ho fatto la qualifica per i campionati italiani assoluti di dicembre, il 9-10 dicembre, si terranno a Lecce. Lì vorrei fare 70-90, proprio cioè i chili prossimi da fare. Quindi aumentare di 2 kg sia nello strappo che nello slancio. Di là sarebbero 5, ma insomma perché a questa gara ho sbagliato la terza prova, se no avrei fatto di più di 85 perché li ho fatti troppo facili. Quante ore ti alleni al giorno? Io mi alleno 5 volte a settimana, tranne il giovedì e la domenica, insomma. 2-3 ore al giorno. Dipende comunque dalla preparazione, se siamo sotto gara, certo. Insomma è più intenso, sì. Quindi, comunque sono allenamenti duri, anche perché c'è tuo papà che ti segue, quindi non puoi mollare più di tanto. Devo dire che tutta la mia famiglia è sportiva, penso sia una cosa molto rara oggigiorno, perché siamo 5 componenti, io sono la prima femmina, ho altri 2 fratelli maschi più piccoli che anche loro fanno sollevamento pesi e si trovano anche molto più avvantaggiati di me avendo iniziato prima certo. Mio padre che è pluricampione di bodybuilding, mia madre anche ha fatto bodybuilding, adesso è campionessa di distensione su panca. Quindi una famiglia piena di forza, mister anche Di Giovanni. Anche lei si cimenta a volte in strappo e slancio, quindi insomma non ha età, allora, si può iniziare anche dopo. Secondo me, poi non so se le ragazze del Pescara Calcio hanno intenzione di fare qualche domanda, però io una te la devo fare e ti spiego qual è. A livello fisico naturalmente c'è un cambiamento. Ti sei mai sentita in difficoltà sotto questo aspetto? Cioè, nel senso, hai mai detto a tuo padre ma io voglio essere casomai più magrolina, voglio avere meno muscoli, voglio essere diversa? Hai mai riscontrato problemi sotto questo aspetto? Oppure io ho visto qualche foto in costume e devo dire lo dico anche al papà, ma soprattutto a chi ci segue, che sta molto ma molto bene, quindi però capisco. Grazie. Che forse il sogno può cambiare in base anche alle esigenze che tu hai col crescere. Sì, io vedo pure in palestra molte ragazze che arrivano, magari da me si fa anche crossfit, quindi certo. Per quello che va molto di tendenza, è una bella disciplina perché abbraccia la pesistica e fai un'attività più aerobica, quindi molto, consumi, definisce molto il corpo. Sì, definisci e acquisisci forza, quindi ti rende il corpo tonico. Mentre la pesistica, diciamo, un po' più statica, nel senso che non si va ma a correre, eccetera, certo. Perché ti toglie i chili nello squat. Però questo non vuol dire che il fisico diventa mostruoso, perché la gente arriva, le ragazze soprattutto, dopo una settimana, un mese, mi sento le cosce più grandi, ho le super gambe. Ma non puoi avere le super gambe dopo un mese. Solamente è una sensazione forse di indolenzimento, sì, di fatica. Sì, perché sicuramente va ad attivare il muscolo che non aveva lavorato fino a quel momento così tanto, quindi sente che qualcosa sta cambiando, no? Però la taglia è sempre invece, quella. E invece
Io ho riscontrato, quando ho iniziato a fare pesistica, pesavo di meno, perché i muscoli pesano più del grasso. Certo. E ho notato questo miglioramento in qualità muscolare e con una corretta alimentazione, anche fisico, perché vabbè, la pesistica ha diverse categorie di peso, quindi ci può essere quella più grande leggera, sì. E quella più leggera, insomma. Sei fidanzata? Quindi, sì. Beh, lui non si arrabbia mai, immagino. No, o se si arrabbia si calma. È tranquillo. Giusto. Deve stare un po' attento. Non so quanto pesa, mister, però secondo me se lo prende bene con la tecnica che ha, lo solleva anche, quindi. No. Queste sono cose, vabbè, simpatiche, però naturalmente sì, non sì. Capita tutti i giorni di avere qui in Abruzzo. Sei di Giulianova, vero? Sì, sono ecco, Giulianova. Non capita tutti i giorni di trovare una campionessa così. Obiettivi a livello sportivo? Hai il sogno nel cassetto classico, come tutti. Sì, tutti hanno il sogno delle Olimpiadi, no? Anche perché sono allenata da Anselmo Silvino, che è campione olimpionico a Monaco nel 72, bronzo. Quindi sono contentissima di avere un maestro di queste potenzialità, che sicuramente mi ha dato le basi adatte, anche avendo iniziato un po' tardi, quindi mi sono dovuta mettere in carreggiata anche con questi stop durante gli anni, base, perché certo. Io alla fine sono 3-4 anni che mi alleno, non è che è da una vita, quindi però la fibra familiare è quella. E se ho capito bene, vuoi anche superare i risultati di papà che ci segue sempre quando, sì, vabbè, quando ti muovi. La disciplina è sempre in palestra, lui bodybuilding e cultura fisica, ma c'è cultura fisica anche in pesistica. Quindi sicuramente voglio superare, già ho superato mia mamma. Ecco, con orgoglio possiamo quindi, dire che la mamma sì, è stata sì, superata. Lo Scott. Poi torniamo, ma non solo, perché io di solito in trasmissione negli sport tra virgolette minori, anche se è brutto dirlo, mi piace raccontare non solo l'attività mister, ma anche quello che gira attorno nella vita di tutti i giorni, perché uno sembra, vabbè, lo sport è minore, quindi c'è meno impegno, invece no, forse negli sport meno televisivi, come dico io, c'è tanta fatica e poi, non so, in seconda categoria se sollevate pesi, così rientriamo a parlare anche con il mister di Giuseppe Antonio. Insomma, è un'attività particolare quella di Glenda. Beh, sì. Come lo è la vostra? E tu, il tuo sogno nel cassetto invece qual è? Perché tu quando eri più giovane, insomma, hai giocato in campionati importanti, adesso è il primo anno da allenatore, c'è un obiettivo per te, sogni una squadra di eccellenza, vuoi raggiungere mister Rachini con cui hai giocato contro qualche anno fa, quindi insomma le carte in regola ci sono per farlo. Beh, quando uno intraprende, diciamo, la strada dell'allenatore, diciamo che il sogno è sempre quello di arrivare più in alto possibile, comunque sia. C'è libero un posto in nazionale, mister. Quindi è un po' aperto a tutti in queste settimane. Abbiamo queste il contratto, settimane. Quindi non possiamo andare. Vabbè, voi no, adesso no, però insomma, a maggio, giugno, quando ce lo sciogliete le righe. Sì, diciamo che io sono una persona a quale il calcio piace tantissimo, quindi io vado a vedere anche le partite, tanti mi dicono troppo, sei malato, no, però a me piace, quindi io guarderei anche 3-4 partite consecutive senza fatica, quindi mi piace proprio stare al campo, stare lì con i ragazzi, fare allenamento brevi ma intensi, perché stare troppo al campo secondo me è pesante, poi soprattutto in seconda categoria, magari in altre categorie stare più volte al campo fa bene, però sempre con allenamenti non troppo lunghi, secondo quello che penso io, poi il mister forse che mi può dare ragione. Il mister, secondo me, mister Rachini ha un impegno diverso, no? Sotto l'aspetto... Sì, è un impegno diverso, però io la penso come lui, anche io non sono per gli allenamenti lunghissimi. Cioè... Qualche cena ci scappa, mister, a fine allenamento? Sì, io faccio anche delle scommesse con la squadra. Tipo? Faccio dei pacchetti, ad esempio, due partite. Pacchetti sconto, punto. Tipo un 2-1. L'anno scorso ho perso diverse scommesse perché abbiamo fatto 10 vittorie di fila e comunque io facevo dei pacchetti, 2 partite, 6 punti, vi pago la cena.
Alla fine ecco, mi sono rovinato a fine anno perché comunque ne avete vinte troppe. Abbiamo vinto 10 partite di fila, quindi però sono cene no, che paghi volentieri. Ecco, paghi volentieri, ecco. Sì, però ritornando al discorso dell'allenamento, io anche sono per l'allenamento di 1:40, 1:45, poche pause, molta intensità. E, ripeto, ho visto anche allenamenti di 2 ore e mezza, 3 ore e mezza al campo, che secondo me alla fine poi sono improduttivi. Ma c'è anche la parte video, immagino, no? Quando a volte anche, rivedete anche questo. Sì, sì, ma io quella è una cosa che faccio io, diciamo, come allenatore, che mi vado un po' a studiare le squadre avversarie che poi vai ad affrontare la domenica e poi le riporti alla squadra, parli, diciamo, più dei punti di forza, dei punti deboli della squadra avversaria. Anche a me, come diceva il mister, piace stare in mezzo al campo, piace lavorare, poi al di là del fatto che ho giocato a calcio anche io, quindi quello mi può aiutare perché ho fatto per professione, quindi posso capire anche il lato psicologico dei calciatori, quindi da quel punto di vista. Mister, si avvicina un po' il microfono così non abbiamo sì, problemi di audio. Da quel punto di vista diciamo che sono avvantaggiato, però ripeto, allenare è bello, far crescere i ragazzi, dare consigli. E poi sì, stare sul campo è la cosa più bella che ci possa essere. Se devo scegliere, io ho giocato a calcio è meglio tornare a giocare a calcio? È più bello giocare a calcio sicuramente, però a me piace anche allenare, ripeto, spero di avere anche la fortuna di crescere come allenatore, spero che mi sia la possibilità, ovviamente. Ecco, lì ci volevo arrivare. C'è stata qualche telefonata per una categoria superiore? E poi l'altra che voglio farti, senza nulla togliere al mister Di Giovanni, che ormai è il posto sicuro e contratto firmato, te la sentiresti di allenare le Tigri, come le chiamo io? Ma perché no? Potrebbe essere perché un'esperienza particolare. Alla fine si tratta sempre di calcio, come diceva il mister. Si tratta sempre di, durante la settimana, di fare allenamenti di tattica, di strategie, quindi lo farei volentieri. Mi piace stare sul campo, quindi non è che faccio discriminazione assolutamente. Lo farei anche con le donne, molto volentieri. E per quanto riguarda, sì, voglio crescere perché, ripeto, poi alla fine bisogna... La società è quella giusta, sì, secondo me, sì, per crescere, sono, no? Sono nella società giusta, una società che mi ha dato carta bianca, mi fa lavorare benissimo. Mi ha messo a disposizione una squadra di una buona squadra, quindi sono contento, però ovviamente qualsiasi allenatore vuole arrivare al massimo e salire di categoria, però per il momento sono molto contento di quello che sto facendo. Voi avete una delle strutture migliori in Abruzzo, no? C'è stato il problema purtroppo l'anno scorso causa neve del crollo della tribuna. Questo fa la differenza in eccellenza oppure spesso e volentieri si chiedono solamente i giocatori e l'impegno degli stessi? Ma no, noi a livello di strutture siamo messi molto bene perché a parte lo stadio dove... È una di quelle strutture che viene scelta nel momento in cui bisogna fare uno spareggio piuttosto che una finale playoff o altro, quindi questo un po' sta a certificare la bontà Per me non è che voglio sponsorizzare lo stadio Petruzzi, però a livello di manto erboso è uno dei migliori che ci sia in Abruzzo. Poi c'è stato quel problema con la tribuna che però adesso stanno risolvendo, quindi a breve rifaranno un'altra struttura simile a quella che c'era prima. E poi quando il tempo non lo permette, quindi di poterci allenare su a Città Sant'Angelo, abbiamo anche lo stadio di Zanni. Ecco, che sfruttano anche le signorine che, qui, che sì. Poi adesso andiamo a conoscere. C'è qualcuna, mister, che non ha voglia di parlare, però poi adesso dopo quasi un'ora di trasmissione sicuramente si saranno sciolte, perché io, mister, voglio conoscere anche un po', lei ha parlato ottimamente di queste atlete, però adesso io voglio conoscere il parere loro, perché il nuovo mister, insomma, in TV secondo me parleranno sicuramente bene di lei, altrimenti domenica vanno in tribuna. Però qualche impressione è giusto ascoltare. Non mi faccio condizionare, possono parlare anche male, anzi lo preferisco nel caso. Allora, una domanda secca, visto che parlavamo di nazionale, così conosco un attimino meglio il suo carattere e la sua grinta. Tra la nazionale italiana maschile e quella femminile, lasciamo perdere che quella femminile adesso va ai mondiali per giocarsi. Se li sta giocando, quindi Mario Di Giovanni che fa? Che contratto firma tra i due?
Ma guardi, io intanto i sogni nel cassetto... La parte estetica lasciamola stare. No, vabbè, ma non è una questione di... Cioè, è chiaro che è un discorso utopico, nel vero senso della parola, per cui, insomma, mi pare di aver passato anche l'età per poter aspirare a sogni davanti importanti. A un bivio, dove va, a destra o a sinistra? Ma guardi, io faccio questa piccola precisazione, insomma, no, ho allenato anche il Pescara fino a 3 anni fa, dopodiché per motivi miei, insomma, personali, di lavoro, ho deciso di lasciare e mi è anche molto dispiaciuto, per cui... E ho avuto questa esperienza, dopo aver allenato anche delle squadre in campo maschile, con le squadre di calcio femminile. E sinceramente, lo dico, ma non per sminuire, ci mancherebbe, sai, noi maschietti abbiamo un po', come dire, il vizio di dire, ma stai facendo la femminuccia in campo, no? Giusto per dire, quindi alla fine... Ah, ho capito. Per dire, diciamo, ma che fa, ma che mi mette a allenare le ragazze e quella. E invece ho avuto questa esperienza con che l'Ariete... Che menano come Fabbri. A parte quello, ma con l'Ariete 72... In un campo, il primo giorno di allenamento, insomma, una 40 di ragazze, io stavo lì insieme ad un'altra aiutante, eccetera, e temo che faccio qua, cioè per dire. Però, siccome era stimolante questa nuova esperienza, sinceramente mi sono lasciato prendere sempre di più, ma non perché sono ragazze e quindi magari vai ad allenare per motivi diversi, assolutamente no, insomma, ci mancherebbe, ma proprio per l'entusiasmo che loro ci mettono. E ho visto anche allora, e lo dico con rammarico, insomma, perché lo devo dire, però, per onestà mia personale, anche noi per loro... Noi abbiamo le telecamere e i microfoni accesi senza nessun tipo problema. Di problema, non che, oscuriamo nessuno. Che mancava proprio la cultura del calcio, ma non è una forma di mancanza di rispetto nei confronti delle ragazze, perché loro meritavano di più di quello che secondo me hanno avuto fino ad allora, per cui è normale ed è importante che vengano allenate da persone che sono capaci e che sono competenti. Io, per rispondere anche alla domanda di prima, se dovessi allenare la nazionale di calcio femminile non avrei nessun tipo di problema, anche se il mio patentino è UEFA B, quindi posso allenare soltanto fino a un certo livello. Vabbè, è chiaro che non si finisce mai, vabbè, non è un problema, non si finisce mai di imparare, ma ritengo anche che chi ha, come dire, la fortuna ma anche la capacità al momento di stare in Serie A e di allenare la nazionale di calcio maschile o quella femminile non è che abbia tante doti più di me, più del mister o più dell'altro mister che magari al momento alleniamo in seconda categoria o il calcio femminile o altro. Cioè questo è il punto, insomma, per cui magari si dà troppa importanza a persone che hanno, come dire, la facoltà e la possibilità al momento di guadagnare anche fior di milioni di euro. È giusto che sia così, non lo dico né con rammarico né tantomeno con invidia, è andata così, accettiamo che sia così, però sotto l'aspetto della capacità, della buona volontà, di mettere in campo quello che si ha, di poter, come dire, trasmettere una filosofia di gioco, io ci sto provando sinceramente, perché è chiaro che non ci vuole un po' di tempo, ci vuole tempo, abnegazione, e ho già chiesto alle ragazze di avere molta pazienza, per cui insomma, per poter ottenere dei risultati anche in termini di gioco e di spettacolo bisogna sacrificarsi in campo. Anch'io condivido quello che dicevano loro, che gli allenamenti non devono essere massacranti, 4 ore e mezzo al campo eccetera, ma quel minimo indispensabile che serve per poter poi divertirsi la domenica, insomma. Quindi, e non applicando... bisogna fare brutta figura, perché io prima lo dicevo con la presidentessa, assolutamente, è bello giocare, è bello andare in trasferta, è bello confrontarsi, però poi perdere non fa piacere a nessuno, quindi domenica, mettere benzina nelle gambe fa la differenza. Domenica ho avuto modo di essere, fra le altre cose, intervistato lì, e quindi ho avuto modo di dire che il calcio è competizione, lo ribadisco anche qua, è competizione e non è partecipazione, cioè si compete, qui c'è una squadra di fronte per cui si gioca per vincere, e sono per d'accordo. Vincere è necessario, insomma, impegnarsi per quanto più si può per cercare di superare la squadra avversaria. Questo è il punto della questione. Poi, se eventualmente c'è chi invece ritiene il calcio come forma di partecipazione, lo posso anche capire, ma non deve fare un campionato, non deve essere un gioco agonistico, deve giocare magari fra amici, poi magari si vanno a mangiare una pizza. Ma anche lì, mister, la partita a calcetto infatti, del giovedì, perdere, non voglio perdere, ma insomma, infatti, ecco, quindi... Ma è competizione. Qualche cioè, chi, calcetto ci scappa. Esatto, chi affronta il calcio deve sapere che è competizione, per cui in maniera del tutto sportiva ci mancherebbe, senza prevaricare l'avversario, senza comprarsi la partita, bisogna giocare e lottare per vincere, cioè questo è lo spirito sportivo che io cerco di trasmettere a loro e che ho sempre trasmesso a tutte le squadre che ho allenato e che mi sono autotrasmesso quando giocavo a calcio, non mi sono mai fermato, neanche al 96esimo dopo che ha fischiato la fine della partita. Mister, ragazze, correva anche sotto la doccia, io adesso rubo il microfono a mister Di Giovanni perché voglio ascoltare i pareri. Poi vado anche dalla presidentessa. Allora, a chi lascio il microfono? Mister, facciamo scegliere lui, perché naturalmente
Io direi di cominciare dalla numero uno, che è il portiere, Valeria Di Lettuso, molto benissimo, brava, veramente. Perfetto. Quindi tocca a te, sei la numero uno. Parliamo, stavo facendo la battuta, dai. Stavo dicendo buffona, ma non buffona perché naturalmente il tutto è riferito a Buffon. Allora, grazie, ha parlato bene il mister, no? Nel senso, sotto l'aspetto degli stimoli, credo che non abbia nulla da imparare da altri, ma come persona dentro lo spogliatoio com'è? Adesso, lui si tappa le orecchie. Com'è qui? Cioè, cerca di spiegare, di darci più indicazioni possibili. È un insegnante, quindi, più che un allenatore. Fa anche parte del suo ruolo, insegnarci determinate cose, darci una mano, darci spunti di tutto e di più. Rispetto, non voglio dire agli altri suoi colleghi naturalmente, però rispetto agli anni passati lui ha qualcosa di diverso, forse, ecco, volevo dire questo, vabbè, non so, almeno lei ce li ha, mister. L'esperienza del capello bianco vi fa responsabilizzare un po' di più rispetto ad un allenatore che casomai, ecco, sta sulla trentina o sulla quarantina, avere lui, mister, non si offenda, a me somiglia l'attore del Signore degli Anelli, che non è un complimento, glielo dico sinceramente. Quindi, ecco, questo aspetto così un po' può intimorire, però vi responsabilizza un po' di più sotto l'aspetto dell'impegno. Ha più esperienza, questa è la differenza. Però, insomma, perché... quando lo vedete così, perché lui secondo me se si arrabbia, cambia un po' le carte in tavola sotto l'aspetto delle partite domenicali. Ecco perché prima ho chiesto, ma dopo il 2-0 come ha fatto a far recuperare quel risultato e a mettere in campo tramite la vostra forza un pari che non so se vi sta stretto, però insomma con una delle pretendenti è importante. Tu giochi in porta, sì. Una domanda banalissima, hai provato altri ruoli e poi ti sei messa tra i pali oppure la passione è nata lì proprio, è nata tra la rete e i tre montanti che reggono appunto la struttura? La passione è nata lì, però poi giocando tra i ragazzini quando ero più piccola ho provato anche altri ruoli, però capace. Poi sono tornata al mio. Sì. A fianco a te c'è una persona che inizialmente non voleva parlare, anche stasera, non lo diciamo. No. Guarda, allora facciamo una cosa, alla Marzullo maniera, fatti una domanda e datti una risposta, in modo tale che non ti metto in difficoltà. Sei qui da poco a Pescara, vero? Da quest'anno, se non erro. Sì, quest'anno, sì. Pregi e difetti di questo gruppo, perché naturalmente ci saranno anche dei difetti. Allora, conoscevo molte ragazze qui a Pescara e quindi non sono partita da zero, diciamo, conoscendole bene o male tutte, quindi sapevo già che era un bel gruppo e quindi io mi sono trovata bene fin da subito, mi trovo bene tuttora. Poi insomma sei non troppo lontana a livello logistico, raggiungi tranquillamente il Poggio degli Ulivi per gli allenamenti. Quanto può dare questa squadra? Allora, secondo me possiamo fare molto di più rispetto a quello che abbiamo fatto finora, abbiamo lasciato pure qualche punticino per strada, però io ci credo e noi ragazze ci crediamo, con il mister abbiamo ottenuto due risultati importanti, domenica vogliamo... Vabbè, poi sono scaramantica, non no, voglio vabbè, dire nel niente. Calcio, nel calcio è importante essere scaramantici, quindi non, sì, infatti, non diciamo nulla. L'unica cosa vabbè, che possiamo bene, promettere soltanto è l'impegno da parte di sì, tutti per tornare alla vittoria. L'impegno da parte nostra c'è sicuramente, non manca mai. Vuoi aggiungere qualcosa? Perché io vedo che ti stai sciogliendo, quindi se vuoi, non so, ringraziare qualcuno in particolare piuttosto che la società che ti ha accolto alla grande. Lei è il Jolly, mister, vero? Quella che un po' riesce a... Jolly, non togliamo, diciamo, possibilità anche alle altre, ce ne sono diverse, lei comunque è una che gioca anche molto bene, deve ancora onestamente recuperare perché può fare molto molto di più. Non si sbilancia però le frecciatine, il mister sì, le, sì, no, ma le c'ha ragione. È giusto così. Allora, se passiamo il microfono adesso alla presidentessa Belina Rasetta. Ci stiamo vedendo spesso, ma meglio così perché vuol dire che c'è sinergia e poi io lo dico sempre, è un movimento che dobbiamo sponsorizzare e se lo facciamo in TV è meglio. Nota dolente o nota piacevole? Naturalmente il mister diceva Vittorio Veneto, Bologna, la più vicina è Iesi,
Poi ho saputo che le due abruzzesi, Castelnuovo e Chieti, giocano in un altro girone, quindi questo... Solo il Chieti. Ah, il Chieti, ok, quindi un po' assurdo questo, perché sì, avrebbe evitato delle trasferte lunghe e soprattutto costose. La società come è strutturata, è cambiato qualcosa? E naturalmente, lo possiamo dire tranquillamente, se ci sono delle aziende, degli sponsor che vi danno una mano, è giusto anche un po' citarle e nominarle, perché mi sembra doveroso, e se loro naturalmente come sponsor condividono l'azione che state facendo, non solo sotto l'aspetto calcistico ma credo anche a livello sociale. Allora, intanto grazie per l'invito. Ma grazie a voi. Gli sponsor, speriamo che ci siano delle new entry prossimamente. Comunque adesso non voglio fare nomi per i nuovi arrivi, però intanto ringrazio tantissimo la Saponeria che vi segue da sempre. Sì, che ci dà veramente un aiuto abbastanza cospicuo. Poi voglio ringraziare anche Lucci e Rosticini, Blu Ottica e poi altri piccoli sponsor minori tipo Savini, tipo la Banca di Castiglione, Messere Monto, Ivo Marrone, l'Hotel Prestige, e questi sono... Quindi insomma che avevamo... tanti partner che vi danno manforte. Sì, sì. Il mister l'ha scelto lei? L'abbiamo scelto in Avete comune. Scelto insieme? Sì, noi della società lo conoscevamo, è sempre stata una persona molto disponibile, molto diciamo un conoscitore anche, sì, perché ma io l'ho vista in qualche cena, ecco, perfetto, benissimo, allora era lui. No, aveva no, forse la lui, barba più corta, ma era lui, ma lui era con noi tre sempre anni nel fa gruppo. Insomma, quindi era in società, insomma è un elemento, una persona che comunque conosce il calcio femminile, soprattutto la nostra squadra, perché molte ragazze lui le conosceva già. Quindi conoscere l'ambiente spesso può fare la differenza. Sì, e può essere anche, diciamo, di aiuto, perché arrivi in un contesto che comunque sai già come muoverti. E quindi per il momento due bei risultati. Ve lo tenete stretto. Gli diamo il benvenuto. Però a proposito di mister, io vorrei dare la parola al nostro mister, al femminile. Allora facciamo una cosa, intanto la presidentessa fa girare il microfono dietro. Sì. Io chiedo a Tiziano se la sentirebbe di allenare un gruppo del genere. E che differenza c'è? Forse devi fare ancora un po' di esperienza con i maschietti, però... Sicuramente sì, ho appena iniziato, sono appena d'agosto, sono 3-4 mesi, quindi... Però nel corso che ho fatto quest'estate, ne parlavamo appunto prima, sono state un paio di lezioni proprio rivolte al calcio femminile, che io sinceramente già conoscevo, però... Cioè, secondo me per troppo tempo è stato, diciamo, non messo in disparte, ma comunque sia poco discusso, diciamo, poco discusso, ecco. Poco sponsorizzato, poco visualizzato, diciamo. E invece c'è tanto, anche perché il Lione sono 2-3 anni che vince la Champions, mi sembra, il Lione femminile, l'anno scorso. Sì, sì, no. Io dico la verità, non escludo, anzi sarebbe anche una bella sfida, dopo tanti anni da giocatore con gli uomini, intraprendere, diciamo, allenatore di una femminile, anche perché secondo me tante differenze. Poi non so, voi che siete più esperti me lo potrete confermare, vengono evidenziati i miglioramenti della calciatrice in questo caso rispetto agli uomini, cioè ciò che gli si insegna alla fine viene certificato da quello che avviene sul campo. Forse negli uomini, che sono più abituati, il tocco del mister si vede meno, nelle donne non so se può essere questo quello che poi crea lo stimolo giusto per andare avanti. Ma guardi, io credo che già nell'uomo si vede, perché comunque sia un giocatore, vedi già da come va a prendere palla, magari prende palla sempre col corpo girato, e lì si vedono miglioramenti. Io credo che il calcio femminile si noti ancora di più, anche perché comunque sia fisicamente, diciamo, l'uomo è un po' più portato, tra virgolette, a giocare a calcio. Certo. Però poi loro sono qui e smentiscono questa tesi, perché tante ragazze, l'ho visto anche giocare,
sono molto più fisicamente, diciamo, più predisposte rispetto all'uomo, sono, certo. Hanno dei movimenti migliori da tanti uomini, quindi però dipende dai casi, soprattutto come... dalle ragazzine credo io che ci sia un grosso miglioramento da piccoli, sia i maschi che le donne, diciamo, devono migliorare per arrivare a determinati livelli, però credo che il gap sia più lungo rispetto agli uomini. Benissimo, mister Maiorano ha preso il microfono, eccola qui, io invito Mario ad inquadrarla. Allora, per te è la prima esperienza, il primo anno, vero? No, questo è il secondo. Il secondo anno, sì, sì. La fascia di età? Abbiamo le classi d'età dal 2002 al 2012. Quindi davvero, davvero piccoline. Sì, attualmente abbiamo circa 35 tesserate. Siamo al secondo mese di attività e niente. Insomma, buon risultato. Scorso. C'è qualcuna che ha abbandonato, nel senso che ha detto no, non fa per me, oppure non mi diverto, o il numero sta crescendo? Bah, no, rispetto all'anno scorso sicuramente sta crescendo. L'anno scorso ne eravamo, a fine anno siamo arrivate che ne eravamo una quindicina. Quest'anno, oltre ad avere le riconferme dell'anno scorso, insomma, delle bambine, ragazzine che venivano già l'anno scorso, abbiamo avuto, insomma, notevole incremento, grazie anche ai progetti scuola che abbiamo fatto sia l'anno scorso. Ecco, lì la struttura fa la differenza. E anche, insomma, all'inizio di quest'anno. Sei più brava ad allenare o a giocare? Bah, sicuramente forse perché di solito un buon calciatore non è un buon mister. Io ricordo delle battute che non posso fare adesso, naturalmente. Come? Sempre le eccezioni. Sì, sì, no, dicevo battuta, una la posso fare, fu bloccato un mister lungo il corso di Teramo e un tifoso disse mister, ma lei non può allenare perché non ha fatto mai il calciatore, e lui rispose con tranquillità, ma tu hai visto mai un fantino fare il cavallo? E quindi chiuse il discorso dicendo lui il tifoso, strinse la mano al mister e apprezzò la battuta. Quindi però ti trovi bene con le ragazze? Sì, 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 sì. Quindi certo. Vabbè, sicuramente sono bambine. Sono bambine, abbiamo anche le ragazzine, insomma, con le ragazzine a volte in allenamento mi ci diverto anch'io, insomma, a giocare. Certo, immagino. Però diciamo sono può due essere ruoli... il tuo nuovo ruolo questo, sì, dai. Sei giovanissimo anche tu. Diversi, diciamo così. Però mi diverto, comunque ci metto il massimo impegno in entrambi, insomma. Il rapporto con i genitori com'è? Bah, chiedono qualcosa perché spesso si intromettono, diciamo così. Bah, diciamo di sì, però insomma i genitori mentre noi facciamo allenamento li lasciamo un po' in disparte diciamo non così. Possono, sì. Non possono pronunciare nessun tipo di appunto, soprattutto sotto l'aspetto tecnico. Grazie, perché quello che fai naturalmente è importante e è fondamentale per la crescita non solo sportiva ma soprattutto sociale delle piccole giocatrici. Giro finale, Glenda, hai mai provato a giocare a calcio e poi hai mollato? E poi mi devi dire il prossimo impegno, lo devi risolvere riportando una medaglia, speriamo una coppa, non so qual è la premiazione classica nel sollevamento pesi. Io ho fatto veramente tanti sport, ma il calcio no. Il calcio l'hai saltato. Ci ho giocato sotto casa con i vicini, che però, erano tutti maschi. Però poi tuo padre con forza. Sempre l'unica femmina, quindi e mi sono divertita comunque sotto casa. Però man mano poi questi ragazzi sono andati a scuola calcio e... erano molto più bravi, però non mi è piaciuto che dicono troppe parolacce. Ah, ecco, uno sport dove sì. E loro ridono e quindi forse un fondo di verità. Questo aspetto non mi piace. C'è un l'ultima e poi ti lascio. C'è un più che un motto, un qualcosa che ti dà la carica mentre impugni il bilanciere? Gridi qualcosa? Non credo si possa gridare, o si può? Sì, 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 si può. Si può... Cioè, nel senso, se capita uno grida. Okay. C'è qualcosa, no, che pronunci? Allora, all'inizio assolutamente ci vuole concentrazione, dire, già da quando ti inizi a riscaldare per andare a fare le alzate. Sì. E alla chiamata proprio stai puntato veramente, cioè Narcisi Glenda in pedana, okay. E tu vai là dritta pensando solamente a sollevare quel cavolo di bilanciere, perché è una sfida col bilanciere, non ci sono persone, non te la puoi prendere con nessuno, e se
se sbagli o sbagli, vinci, certo. Te la puoi prendere solo con te stessa e questa cosa mi piace molto. Però urli, anche perché urli qualcosa mentre prendi il bilancio, tipo allora, il nome del tuo ragazzo piuttosto... cioè quando lo impugno no, perché ti devi concentrare, certo, la respirazione, però per esempio dopo la girata magari per darti la grinta, per fare la spinta, mi capita di urlare, sì, spesso mi capita, oppure quando butto il peso e sono contenta, allora cioè sorrido, un urlo di esaltazione ci sta, e di liberazione, sì, naturalmente, sì, senza dire mai una parolaccia, perché no, questo ce l'hai fatto capire. No, benissimo. Non escono, anche perché... non ne hai bisogno. Un'altra cosa che volevo dire è che se uno sbaglio perde... riguarda solamente te stesso. Certo, questo è fondamentale. Non te la puoi prendere con nessuno. Sì, i pesi fanno crescere molto, non solo di chili, ma anche mentalmente. Certo. Credi sempre più in te stessa, perché un peso che magari tu cioè, ci lottavi e ti ricascava, poi invece diventa il tuo riscaldamento. E può sembrare una piuma perché sì, sei cresciuta tecnicamente, sì, soprattutto sotto l'aspetto, come dici tu, mentale, perché quello spesso e volentieri, sì, fa sempre la differenza. Riguardo alle medaglie che mi stavi dicendo, sono campionessa italiana di Coppa Italia, ecco, che si è disputata a settembre, categoria juniores sono, certo, perché ho 19 anni, poi... sono stata a fine ottobre a Tramelan in Svizzera per un torneo internazionale, dove è stato bellissimo, veramente un'esperienza bellissima, e lì ho fatto argento, sempre quindi junior. Un secondo posto importante, sì, e ti sei confrontata naturalmente, sì, con altre atlete, sì, a livello internazionale. Europeo, sì. Grazie mille, grazie a Glenda Narcisi, mister Rachini. Domenica, l'abbiamo detto, una partita contro una delle ultime, può sembrare sulla carta facile, ma a massimo impegno. Tra l'altro le dico che domani ci vediamo, perché verrò io a raccontare la partita. Sono le partite più difficili, poi ripeto, hanno cambiato allenatore, già si vede qualche differenza, poi hanno fatto comunque una vittoria e un pareggio le ultime due, quindi una squadra che secondo me è in salute e verrà a darci filo da torcere come tutte le altre, quindi in bocca al lupo a lei, naturalmente, anche al San Salvo, ma visto che lei è qui, in bocca al lupo principalmente a Paolo Rachini, che ringrazio. Mister Di Giovanni, voi impegni domenicali abbastanza pesanti, come sempre? Come sempre, domenica c'è il Bologna, una squadra che ha un punto in meno da noi in classifica, e l'affronteremo come affrontiamo tutte le altre squadre, con il massimo dell'impegno, cercando di migliorare anche in fase di gioco, perché chiaramente devono ancora, come dire, assimilare determinate cose, ci vorrà ancora del tempo ovviamente, e al momento insomma io sono molto fiducioso. Benissimo, poi a Natale mettiamo a posto le cose, perché con la presidentessa forse arriverà qualche... Mangiamo il panettone a Natale. Qualche regalino, io per lei spero di sì, spero che possa mangiare il classico panettone. Siamo in chiusura, ditemi voi dove andare, vado da Valerio, ci vediamo sempre su Rete 8 Sport, sabato sera alle 21.30, non dimenticate la replica domenica alle 13.15, prima del calcio giocato partiamo noi, così scaldiamo i motori e ci godiamo tutto il calcio d'Abruzzo. Buonanotte, ci vediamo alla prossima.